Podcast. Ci sono così tante storie e bufale incredibili che i miti da sfatare potrebbero non andare mai in vacanza. Sì, ok, però noi sì. Ed è per questo che abbiamo selezionato le nostre puntate preferite, nel caso ve le foste perse, per tenervi compagnia in nostra assenza. E allora, come diresti tu, Emi, facciamo un bel excursus. Questa settimana è dedicata ai miti sui personaggi illustri. E a tal proposito, sappiate che... Non è vero! Che il cinema è stato inventato dai fratelli Lumière. Mi fa sempre morire il fatto che i fratelli Lumière vengano sempre considerati come un'entità unica e indivisibile, come se fossero dei gemelli siamesi, no? Che vanno in giro insieme. E in effetti un po' lo sono stati. Pensate che addirittura, non sto scherzando, hanno sposato due ragazze che tra di loro erano sorelle. E i fratelli Lumière, le sorelle, che non so come si chiamino, vivevano in due appartamenti simmetrici nella stessa villa. Cioè, quindi, e allora ve lo cercate, però. Fratelli Lumière, top bromance dello spettacolo insieme ai fratelli Coen e Zack e Cody del Grand Hotel. Comunque oggi, avete capito, parliamo proprio di cinema. Sì, allora, molti di voi avranno sentito la storia del primo film mai proiettato in una sala cinematografica, sì. Ovvero quel cortometraggio di pochi secondi in cui si vede l'arrivo di un treno. Sì, qua c'è il primo falso mito che non è quello il primo cortometraggio realizzato dai fratelli Lumière. Sì, dopo lo diciamo, esatto. È una storia particolare. Secondo falso mito è che il giorno in cui fu proiettato questo del treno, in cui appunto si vedeva questo treno che veniva verso la telecamera, si dice che le persone si siano talmente spaventate da scappare, chi è svenuto, chi è qua, chi là, insomma. Svenire non conveniva a quel punto. Non conveniva, Travolgeva il treno, insomma. Però anche questo è falso. Anche qua è falso perché non ci sono testimonianze, però anche lì poi vedremo. Ci sta. Però il nostro mito di oggi non è né il primo né il secondo, ma è un altro, ovvero il fatto che il primo film, o comunque il primo cortometraggio mai proiettato, fosse dei fratelli Lumière. Ok. Però qua bisogna aprire una piccola parentesi, nel senso, cosa si intende per film? Immagini in movimento. Perché a quei tempi era un po' incasinata la questione. E infatti pare che il titolo di prima proiezione della storia va dal fotografo Edward Muybridge con The Horse in Motion del 1878. Figura del cavallo che... Esatto, infatti questa era la cosa strana, perché era uno scorrimento di immagini, sì. Non era proprio a tutti gli effetti una ripresa. Infatti era fotografo. Esatto. Banalmente, erano tante foto messe vicine che davano l'impressione dell'animazione. Esatto, e quindi si può tecnicamente definire una proiezione? Oddio, forse un'animazione, però un'animazione non è essa stessa una proiezione. Sì, ma poi durava, a parte questa domanda marzulliana, durava 3 secondi. Sì, cioè... però fu fatto in un teatro. Sì, comunque. sì, ma tra l'altro voleva dimostrare che il cavallo stacca tutte e quattro le zampe nello stesso momento. Vero, c'era vero, nato per questo motivo, come una dimostrazione che potevi fare solo attraverso delle foto, perché esatto. L'occhio umano non era percepibile. Esatto, quindi diciamo non possiamo dire con certezza che ha vinto lui, mm-hmm. Però comunque fatto sta che, parlando di date, questa qui del cavallo, come vi dicevo, risale al 1878, mentre il primo cortometraggio dei fratelli Lumière risale a 17 anni dopo, quindi 1895. Mm-hmm. A questo punto, se dobbiamo parlare di diatribe tecniche di date, non possiamo non citare l'italiano Filoteo Alberini, il quale nel 1894, cioè un anno prima dell'invenzione dei fratelli Lumière, ispirandosi al kinetoscopio di quel grandissimo pezzo di genio di Thomas Edison, sì? Aveva creato un apparecchio per la ripresa veloce di immagini. Sì, ok. Praticamente è la solita storia più vecchia del mondo, cioè che noi italiani ci arriviamo un attimo prima. Sì. E poi... Esatto. Cosa è successo stavolta? Lui la chiamò il kinetografo. Questo kinetografo riusciva a realizzare 16 fotogrammi al secondo, okay. Che un'ora può dire, però sono pochi. Però in realtà è la frequenza che sarebbe stata usata poi per tutto il periodo del cinema muto. Ok. Quindi... a tutti gli effetti ripresa cinematografica. Però non è considerato lui l'inventore del cinema. Esatto, perché qualcuno ora può dire: ma scusa, ha palesemente vinto. Cioè, non è un'animazione, ma è una ripresa cinematografica. Sì. È stata fatta prima dei fratelli Lumière. Sì. Un anno prima. Sì. Perché non state considerando la burocrazia italiana. Ok. Che gli ha impedito di scrivere il suo nome nella storia. Perché gli ha rilasciato il brevetto un anno dopo dalla sua richiesta. No! E considerando che lui aveva inventato questo kinetoscopio un anno prima dei fratelli Lumière, quelli hanno fatto in tempo a far uscire. Indovina quando gli è stato rilasciato il brevetto? Nello stesso mese e nello stesso anno in cui i fratelli Lumière hanno mostrato al pubblico il loro primo corto. Okay. Che non era quello del treno, ma era la sortie dell'usine Lumière, okay. Che era un altro corto, però non quello lì del treno, che ormai viene visto un po' dappertutto, certo. Come la prima proiezione storica.
E quindi niente, se siete molto patriottici potete giocarvela al prossimo litigio con i francesi, perché anche in questo caso siamo arrivati prima. No, poi anche lì noi sempre bastone carota, se dovevamo dargli ragione con la Gioconda adesso li puniamo con la questione del cinema. Comunque un anno per registrare un'invenzione, praticamente all'ufficio brevetti c'era il bradipo di Zootropolis. Beh, comunque tralasciando la burocrazia italiana, volevo concentrarmi sul mitico film, no, dei fratelli Lumière, quello del treno che arriva alla stazione. Abbiamo già detto che non è il primo film, perché il primo appunto è questo, La Sortie de l'Usine Lumière, che è tradotto è L'uscita dalle officine Lumière. Sì, di che cosa parla secondo te? Di persone che escono da un'officina, da una fabbrica. Bravo, scusate per lo spoiler a chi magari lo voleva vedere, però questo in effetti è il primo film proiettato con un pubblico pagante, per la precisione il 28 dicembre del 1895 in un caffè di Parigi, e durava 45 secondi. E voi direte, ma è possibile che la gente paghi un biglietto per andare a vedere un film che adesso se non dura 3 ore la gente si arrabbia? Perché direte, Oppenheimer, se dura almeno di 180 minuti la gente vuole indietro i soldi? In realtà no, perché i film proiettati quel giorno furono in tutto 10, e tutti dei fratelli Lumière. Cioè, se non ti piaceva il genere eri fregato completamente. Dice, ma non mi piacciono molto, te ne cucchi 10, perché devono riuscire a tirare almeno una quindicina di minuti, in mezzo agli applausi, le cose, magari una mezz'oretta. Comunque, tra tutti questi 10 film, quello del treno non c'era. Non c'era proprio? Non c'era, dobbiamo aspettare una settimana, il 6 gennaio 1896, ed è lì che viene proiettato sto benedetto treno che arriva alla stazione di La Ciotat, che è il titolo proprio del film. Comunque, come prima accennato Amy, anche la gente che scappa dal cinema perché è impaurita dal treno è a tutti gli effetti un mito da sfatare. E perché? Perché l'abbiamo detto prima, non ci sono testimonianze, giornali, niente di niente su pubblico impanicato, impaurito, impressionato, niente di tutto ciò. In particolare il film ebbe più risonanza dopo la sua uscita, nel senso all'inizio non venne molto considerato, tant'è che infatti questa storia della paura del pubblico in sala iniziamo a trovarla nei repertori di aneddotica cinematografica più o meno dal secondo dopoguerra in poi. Ok. Da lì in poi si comincia a dire di questa storia. Quindi, come sappiamo, altra cosa tipica dei falsi miti, se viene raccontato tanto tempo dopo perde un po' di significato. E in particolare vi cito la fonte perché è importante, in questo caso perché si tratta di un professore dell'università di Trier in Germania che si chiama Martin Leuperdinger, che in un lunghissimo articolo sentenzia: l'aneddoto secondo cui il pubblico si sarebbe sentito fisicamente minacciato dal film e per questo avrebbe reagito col panico deve essere relegato nel reame delle fantasie storiografiche. Un po', ecco, com'è fantasia che i fratelli Lumière abbiano inventato il cinema, anche se comunque hanno dato il loro importantissimo contributo anche in termini di numeri, perché hanno fatto tipo 800 miliardi di film. E vabbè, quindi noi anche oggi possiamo dirvi una volta per tutte che non è vero che il cinema è stato inventato dai fratelli Lumière e che il treno che arriva alla stazione di La Ciotat non fece male a nessuno, uno tranne a Fantozzi, che in Super Fantozzi viene travolto dal treno che effettivamente entra nel cinema mentre la gente scappa impaurita. E noi torniamo domani con un altro mito da sfatare. Ciao! Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.